Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi terzo e ultimo video dedicato a Rugy, brand italiano che da oltre 30 anni si rivolge al mondo farmaceutico attraverso la formulazione e la distribuzione di prodotti cosmetici altamente performanti. Rugy è specializzata in cosmetici high-tech e all'avanguardia, non testati sugli animali e sottoposti a rigorosi test di efficacia. Tutte le referenze infatti sono testate dermatologicamente e nel caso di prodotti destinati alla zona perioculare vengono anche effettuati test oftalmologici. Anche il contenuto di metalli pesanti è rigorosamente controllato, infatti i prodotti Rugy sono testati per il nickel, il cromo e il cobalto. Come vi dicevo, insomma, è un brand che si rivolge al mondo farmaceutico, quindi che si trova in farmacia, ma sul sito rugy.com, quindi sul sito ufficiale, nella sezione cerca trova farmacia, inserendo il codice avviamento postale della vostra città, potete visualizzare e trovare quindi la farmacia più vicina a voi. I prezzi dei prodotti Rugy sono veramente ottimi, assolutamente accessibili alla portata di chiunque. Tutti i prodotti che vedete stamattina infatti hanno un prezzo consigliato di 9,90 euro. Il make up che vedete l'ho realizzato con i prodotti Rugy, un look semplice che devo dire però mi piace veramente tantissimo, semplice ma d'effetto. E oggi quindi dicevo l'ultimo video dedicato ai prodotti del brand, dedicato ai prodotti labbra. Sul canale trovate già altri due video sempre con i prodotti make up del brand, uno dedicato ai prodotti per la base viso e l'altro dedicato ai prodotti occhi che fanno parte della linea Etoile, che è appunto la linea make-up firmata Rugy. Per quanto riguarda i prodotti labbra, innanzitutto in gamma abbiamo quattro matite. Si tratta di classiche matite in legno temperabili con corpo del colore della mina. Come vedete abbiamo due tappi neri, da un lato c'è ovviamente la matita, dall'altra abbiamo un pennellino per sfumarla verso il centro delle labbra o per applicare il rossetto. Si tratta di matite estremamente pigmentate, quindi assolutamente scriventi, dal tratto intenso, quindi omogeneo, dal finish opaco, dalla texture morbida e scorrevole. Ridisegnano con precisione il contorno delle labbra, riducendo, minimizzando quindi i piccoli difetti e migliorando, aumentando la tenuta del rossetto. I quattro colori in gamma sono quattro colori basic che non possono mancare in una collezione make-up. Sono quattro colori bellissimi che vado a mostrarvi. Come vedete, sono già armata di swatches. La prima matita che vedete, quindi il primo swatch, è relativo alla Nude Lip Pencil, che è un capolavoro. Come vedete, non si tratta della classica matita sul beige marroncino, ma è un rosa malva di media intensità, neutro freddo ma non grigiastro, quindi non troppo freddo, un colore che io amo, raffinatissimo e super femminile, che indosserei tutti i giorni. La seconda invece è la Red Lip Pencil, un rosso classico intenso, direi sempre neutro freddo. La terza matita invece è la Fucsia Lip Pencil, si tratta di un fucsia freddo vivido con note violacee. E poi abbiamo la Burgundy Lip Pencil, che è un bellissimo color borgogna, abbastanza neutro e non troppo scuro, portabile anche da chi non è abituato a vedersi con i colori scuri, quindi con i colori troppo cupi. Una matita bellissima che è quella che ho indossato quindi per questo look stamattina. Io amo le matite labbra, insomma, diciamo che io non uso mai il rossetto senza la matita, è più facile che accada il contrario. Queste matite sono veramente ottime e quindi se come me amate le matite labbra ve le straconsiglio, anche perché le quattro colorazioni sono veramente bellissime, proprio sono quattro must have. E proseguiamo invece con il discorso rossetti, si fa interessante. Ho provato, quindi ho ricevuto tre, si chiamano Etoile Plump Lipstick, sono praticamente, il packaging è fatto in questo modo ma adesso lo vediamo. Vi dicevo, tre Etoile Plump Lipstick che sono dei rossetti caratterizzati da una texture cremosa, nutriente e scorrevole. Sono dei rossetti molto pigmentati, coprenti con una singola passata, rossetti estremamente confortevoli che hanno un finish satinato che dona un piacevole effetto rimpolpante, quindi volumizzante alle labbra. Indossati con una matita non sbavano e hanno un'ottima tenuta. Come vi dicevo, il packaging è fatto in questo modo, è molto semplice ed elegante, nero e bianco, quindi lucido con chiusura a scatto. 6 sono i colori in gamma, io ne ho ricevuti 3 e vado a mostrarveli, quindi cominciamo a vedere i Plump Lipstick. Abbiamo il primo, questo qui, che è veramente stupendo, si tratta di Ballet, che è un elegantissimo rosa malva, medio, neutro freddo, un passepartout adatto a tutte le occasioni, che
come vedete sta veramente benissimo con la Nude Lip Pencil che abbiamo appena visto, infatti è una combo che io sto utilizzando praticamente spessissimo. Poi abbiamo il secondo rossetto che si chiama Flamenco, che è un intenso rosso ciliegia, un rosso berry freddo, medio scuro, splendido per l'autunno, ed è il rossetto che potete vedere stamattina sulle mie labbra, bellissimo, proprio un rosso da diva. E poi abbiamo Flamenco, che invece, no, Flamenco l'abbiamo già visto, e abbiamo Salsa invece, sono bellissimi anche i nomi di questi rossetti che richiamano i balli, e abbiamo un Salsa che è un seducente e vivace rosso fragola, un colore che illumina veramente la carnagione. E poi, quindi questi erano gli Etoile Plump Lipstick, abbiamo invece, ci resta da vedere, ce la posso fare, lo sapete che io poi quando dormo poco peggioro la situazione, e gli dicevo gli Etoile Shimmer Lipstick, sono praticamente dei rossetti sempre cremosi, ma che contengono delle particolari polveri che donano scorrevolezza e un finish luminoso. Diciamo che per il nome immaginavo dei rossetti super brillanti, invece in realtà sono dei rossetti che contengono dei sottili riflessi all'interno che donano un effetto luminoso molto discreto, insomma molto raffinato ed elegante. La pigmentazione è sempre alta, la stesura assolutamente uniforme, e sono sempre dei rossetti molto confortevoli, proprio piacevoli da indossare. Infatti devo dire che per le caratteristiche, insomma, sono veramente molto molto simili ai rossetti Plump che abbiamo appena visto. Anche il packaging, come potete vedere, è praticamente identico, c'è solo cambia solo insomma la dicitura sullo stick, insomma sul rossetto Plump Shimmer Lipstick, e anche in questo caso abbiamo 6 colori in gamma, e io ne ho ricevuti sempre 3 che vado a mostrarvi. Quindi sono questi 3, gli ultimi 3 swatch che vedete. Il primo si chiama Jets, che è un fucsia violaceo freddo e vivace. Il secondo si chiama Valzer, particolare, questo è una specie di pesca arancio medio e caldo, non troppo vistoso, comunque non troppo acceso, molto portabile, un colore che scalda la carnagione. E infine abbiamo Charleston, che è un rosa freddo di media tonalità, freddo, fresco e femminile. Devo dire che io ho trovato validi e performanti tutti i prodotti del brand, infatti li sto usando insomma spessissimo, in particolare questi che ho usato anche per il look di oggi, cioè l'illuminante, che è veramente una bomba, che è disponibile solo in una nuance che è questa, un color champagne chiaro meraviglioso. Per approfondimenti vi rimando al video sui prodotti per la base viso, e poi anche sto usando spessissimo il mascara, Miss Mascara volume 3D, e il black eyeliner, quindi prodotti che ho utilizzato anche per questo video. Ma devo dire che i prodotti labbra mi hanno particolarmente colpito, soprattutto le matite labbra davvero strepitose, e per quanto riguarda i rossetti gli Etoile Plump Lipstick, quindi questi 3, ma semplicemente per un fatto di colorazione, insomma, in particolare questo rosa malva e il rosso fragola io li trovo veramente eccezionali, proprio sono colori molto nelle mie corde. Prima di chiudere, l'unica cosa che volevo ricordarvi è un'interessantissima promozione che sarà valida fino all'esaurimento scorte, quindi acquistando 2 prodotti Rouge riceverete in omaggio un'acqua micellare, acquistando invece 3 prodotti Rouge riceverete in omaggio un pennello professionale per polveri viso, quindi per applicare cipri, blush, terre, illuminanti. Bene, io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.